Buonasera a tutti, grazie per essere venuti qui questa sera nonostante il maltempo, perché aprile sembra novembre. E purtroppo questa sera l'artista Els Maro non ci ha potuto raggiungere per la sua mostra personale, ci dispiace moltissimo, però ci sta seguendo dalla Germania tramite lo streaming e lo salutiamo in diretta, lui e la sua figlia. E dicevo, lui ha aderito alla sua mostra personale nelle prime due sale, mentre in questa sala, e siamo felici di avere qui con noi i due artisti, Marisa Calvet dalla Spagna, alla mia sinistra, e Andras Manaylo. Ho chiesto a lui come si pronuncia, perché ovviamente ognuno avendo una nazione differente le pronunce cambiano, e per evitare errori e gaffe di qualsiasi genere preferiamo sempre chiedere. E le opere di Andras sono queste opere splendide alle nostre spalle, mentre le opere dell'artista Marisa Calvet sono quelle di fronte a me. Che dire, io voglio ringraziare anche i musicisti, che li sto beccando con le mani del cibo, i quali ci stanno deliziando la serata uggiosa con la musica, e ovviamente suoneranno 24 ore non stop, andranno avanti di vino e cibo. Quindi ringrazio tantissimo Renato Cantini e Michele Staino per la musica. A questo punto passo la parola a Virginia Bazzecchi, il nostro critico d'arte, la quale vi spiegherà al meglio le opere esposte sia dell'artista Els Maro che degli altri due artisti. Buona serata e buon proseguimento, grazie. Buonasera. Che dire, io vorrei cercare di dare un po' di colore alla serata uggiosa grazie ai quadri di questi artisti, e comincerei proprio con le opere di Els Maro, che come diceva Angela potete ammirare nelle sale adiacenti. Come tutti avete potuto notare, comunque vi sarà capitato di osservare, l'uomo per natura tende alla conoscenza, alla scoperta, per natura cerca di decodificare il mondo che lo circonda. Si tratta di una propensione sicuramente insita nell'indole umana. Del resto anche Aristotele affermava che tutti gli uomini per natura tendono alla conoscenza. Però mi direte, ma che c'entra Aristotele con Els Maro? E invece un legame c'è. Il legame risiede nel fatto che l'artista, pittore ma anche grafico tedesco, ha scelto l'espressione artistica come strumento di indagine e interpretazione della realtà. Ecco dunque che l'artista, proprio come in un certo senso l'Ulisse omerico e ancora di più come l'Ulysses dello scrittore James Joyce, intraprende un viaggio attraverso la pittura, un viaggio che è prima di tutto un viaggio di scoperta che dal mondo esterno, quindi dalla realtà, conduce verso l'interiorità. In effetti, se osservate le sue opere, è indubbio come il soggetto prediletto sia la realtà che viene rappresentata nei suoi aspetti più particolari, anche più minuti alle volte. L'artista infatti sceglie tagli compositivi particolari o adotta dei punti di vista privilegiati, tutto questo per dar vita a una enigmatica e meditativa riflessione surreale. Questa riflessione sul mondo reale viene fatta anche attraverso un altro elemento che è fondamentale nella pittura di Els Maro, che è la luce. La luce, se osservate bene i quadri, si tratta di una luce lenticolare, una luce che scava nei dettagli, nei particolari, attraverso ad esempio le rugose pieghe di una quercia, oppure scivolando silenziosa sulle concavità e convessità delle pietre. Però nelle sue opere luce ed ombra in realtà hanno la stessa importanza, perché sono entrambi parimente degli scrigni segreti che custodiscono collane fatte di preziosi attimi fugaci o di rare perle di secondi fuggevoli. Perché dico questo e mi soffermo proprio sull'attimo fugace? Perché Els Maro in realtà non può
vuole rappresentare la realtà come esercizio puramente formale, o non vuole comunque dimostrare di essere abile nella riproduzione perfetta di quello che osserva. Ciò che interessa veramente è cogliere l'attimo. Ecco che quindi le sue immagini sono come dei piccoli scatti rubati, di frammenti di vita che vengono trasposti in questo spazio atemporale sottratto dal flusso del tempo e al quale l'artista dà nuova vita grazie alla bellezza delle tinte acriliche. Che dire, quindi S. Marlowe secondo me è un testimone oculare e schietto, e nei suoi paesaggi, così come nei ritratti e le nature morte, a mio parere dà vita proprio a una vera pittura d'osservazione. Ecco che, visto che ci sta seguendo in streaming, io vorrei fargli un applauso caloroso e qui ringraziarlo. Ora invece vorrei passare a parlare delle opere proprio a me, che sono le opere dell'artista Marisa Calvet, che è un'artista spagnola, la quale ama molto i colori ad olio e soprattutto, come spiegava anche a me all'intervista, predilige l'uso della spatola invece che del pennello. Ecco che quindi questa predilezione, in un certo senso, dal punto di vista tecnico, porta a una sorta di destrutturazione delle forme, che trovano quindi la loro ragion d'essere solo in una visione d'insieme e a distanza. Quindi sicuramente potrete approfittare di vedere le opere a distanza, che magari anche ovviamente nel dettaglio, però acquistano ancora più suggestione in lontananza. E ecco che quindi l'artista conferisce una sorta di liquida indeterminatezza alle sue immagini. Sembra quasi che in un certo senso i contorni della realtà vengano infranti e tendano a sfocarsi. Ecco che quindi noi, attraverso gli occhi dell'artista e la sensibilità di Marisa Calvet, possiamo quasi vedere un mondo che sembra fare quasi capolino da questa nebbia leggera e avvolgente che caratterizza le sue opere. Si osservate infatti imbarcazioni, figure, così come paesaggi, sembrano come immersi in una sorta di ovattata sonorità, in una sospensione temporale che però sembra in un certo senso enigmatica, carica di attese, di aspettative e forse, perché no, anche di domande. Infine io parlerei delle opere di Andras Majlo, che in effetti, se osservate, presenta dal punto di vista tecnico anche come intenti, diciamo, soluzioni diverse, ma l'arte è bella perché varia. Quindi Andras Majlo è un artista ucraino che in realtà discende da una generazione di artisti, di pittori, e quindi diciamo ha mosso i suoi primi passi sempre nell'ambito della pittura insieme alla famiglia. Hanno addirittura dato vita a una scuola di belle arti per l'insegnamento e la formazione degli artisti. Quello su cui mi vorrei più soffermare nelle opere di questo artista è il gesto pittorico, cioè il modo con il quale esegue le sue opere, perché in effetti è estremamente particolare. Se osservate bene tutte le immagini, è come se in un certo senso affiorassero da un'esplosione di pennellate febbrili, energiche, veloci. Quindi proprio questa condotta pittorica a essere la caratteristica che almeno a me ha impressionato maggiormente. Ecco perché riguardo alla sua opera ho parlato di una pittura più che oggettiva, molto personale, perché è quasi come se sensazioni, il vissuto, ma anche le tradizioni folcloristiche del suo paese natio emergessero e trapelassero da queste pennellate così tumide e fastose. Anzi, io vi inviterei dopo, con calma, ad osservare proprio dal vicino, perché potrete notare come le pennellate sono proprio cariche di colore, materiche.
E qui però sta il paradosso, perché sono cariche di colore, ma allo stesso tempo acquistano di straordinaria levità pittorica. Come fa? Fa grazie proprio a questa condotta sicura e spedita, e quindi non è facile. Ecco quindi che nelle sue opere, indubbiamente, forse l'urgenza creativa che detta un po' il ritmo nei suoi dipinti. Un ritmo che, come potete vedere, è sempre più travolgente, incalzante. Sono opere che si espandono nello spazio e che creano dinamici vortici di emozioni, così come delle atmosfere suggestive che, come in questo caso, si incendiano proprio di mille riflessi colorati. Quindi io vorrei concludere la mia breve introduzione semplicemente riportandovi delle parole di un famoso artista e teorico russo, Kandinsky, per l'appunto stavo leggendo un po' di tempo fa in una sua opera, Lo spirituale nell'arte, dove Kandinsky afferma che ogni opera d'arte è figlia del proprio tempo, ma allo stesso qual modo è anche madre dei nostri sentimenti. E poi continua Kandinsky affermando che l'arte, non esiste in arte nessun dovere, e l'arte è eternamente libera. Proprio per questo rifugge il dovere come il giorno la notte. Una frase semplice, ma è molto suggestiva, e ci fa capire come in fin dei conti l'arte può essere vista anche come uno specchio nel quale gli artisti riflettono le proprie emozioni, le proprie idee e rivolgono le proprie domande. E quindi l'arte è sicuramente una manifestazione, un prodotto dello spirito umano, perché ogni opera d'arte, come sapete, nasce in un luogo lontano e sconosciuto della mente dell'artista. Però allo stesso tempo ricordiamoci che l'arte vive e si concretizza nel presente storico nel quale la vediamo, e quindi porterà sempre in sé, oltre le trasposizioni delle emozioni dell'artista, anche le stigmate di ogni processo sociale e storico del proprio tempo. Quindi io vi ringrazio per la vostra attenzione, e se volete poi proseguire col cocktail e la musica, se musicisti grazie. Thank you.
Thank you.